benvenuti ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Itaku, o meglio Minecraft Vanilla. Quest'oggi anzitutto devo tornare un secondo a casa perché tornando da giù dalle miniere sono uscito vicino lì al villaggio ed era notte. Ma comunque qui un letto in zona non c'è, mi sa che sta giù. E 16 di mangiare, ok. E diciamo che l'obiettivo ora innanzitutto è dormire lì, quindi mi si è settato lo spawn lì. Quindi, visto che ho intenzione di andare nel Nether, come cosa fondamentale, ok, no, niente letto qui in zona, quindi direi di sfruttare velocemente due pecore, o meglio tre. Ok, in questo modo riesco a, se decide di laggare un pochino di meno, direi di riabbassare nuovamente la render distance. Non capisco come mai da Minecraft ha deciso di fare così. Ok, lana raccolta, quindi mi faccio al volo il letto e dovrei essere a posto. Ok, metto giusto una parte la carne per poter dormire. No, il cibo mi lo porterei. Allora, qui da qualche parte dovrei avere anche una crafting table, almeno in teoria. No, l'ho lasciato su. Ora, wow, non mi serve. Ok, posso, anche se in verità posso farlo al volo, dato che ho tutto il necessario per farla appresso. Ok, mi faccio al volo un letto, te li piazzo qui, tanto non dubito che mi servirei prossimamente, e direi che possiamo andare in alto e andare dentro al Nether. Allora, come obiettivo, diciamo, era quello di upgradare tutta l'armatura, tutti gli strumenti affinché diventi tutto di tipo di, comunque, di netherite, che a differenza del diamante non è che fa, si fa un po' di danno in più, almeno quanto ricordo, non è che fa tanto danno in più, però allo stesso tempo comunque aumenta notevolmente la resistenza. Ok, il tempo che il mondo si rigeneri un po'. Allora, di qua ci sono i pigmen che non ci interessano. Ok, allora posso disattivare le dynamic slides, mi rifaccio uno screen del portale, che non si sa mai di dove possa essere, e quindi possiamo andare avanti con la ricerca della netherite, o meglio di quegli animali, che di quei mob che ce la danno. Ora, la cosa necessaria è andare quanto più possibile vicino alla lava, perché ho fatto il letto per dormire e fare lo spawn, ma non ho dormito.
Ok, ottimo così, che era proprio quello che non dovevo fare. Ora, qui della lava ci sta. E ci sono anche comunque dei... solo dei pigmen. Ora, per quanto riguarda almeno un po' di quarzo, direi che nel mentre ricerchiamo 9 stack li possiamo tranquillamente fare. Ok, tu sei un altro mob che mi attacchi e non sei un pigman. Mi droppalo qualcosa? No. E quindi, almeno quanto riguarda te, stiamo nuovamente punti da cavo. Perché hai deciso? Sì, ogni tanto quando sta, non so perché fa lag così tanto Minecraft, ma succede solamente quando registro. Ora, ottimo, sì, sono esattamente loro, se non sbaglio, i mob che mi servono. Ora, posso scendere di qua? O vado nella lava? No, vado nella lava. L'unico punto in cui posso scendere di là è, diciamo, e cercare di attirarli verso di me, nella speranza ovviamente di riuscirci. Ora, sicuramente di qua mi serviranno un bel po' di blocchi per passare, neanche troppi perché in questo caso a te vi piazzo di qua. Ok, un pigman. Ok, quindi direi che possiamo cominciare a scendere. Proprio quel, diciamo, sfortuna vuole che proprio quello con il pigment sopra ha deciso di avvicinarsi. Ora. Ok, neanche tu di qua decidi di... Ok, volevo piazzare il blocco. Vediamo se riesco in qualche modo ad andare di là. Ok, sono riuscito a scendere il livello della lava, il che è già un passo in avanti. Allora, non ricordo tutti i mob della nuovi che hanno aggiunto la 1.16. Quindi, in teoria, questi dovrebbero essere quelli che mi droppano cose, almeno credo. Ora, cerco di allontanarmi da questo pigman, perché non, diciamo, non conviene per nulla attaccare quello col pigman, perché altrimenti il pigman subisce danno e decide di attaccarci. Ora tu, vediamo se tu... Ok, sembrerebbe che tu non faccia danno. Cioè, nel senso, non faccia danno, non dai nulla, niente di che. Quindi
Quindi vado a raccogliere un altro po' di netherrack. Ora, in teoria, vediamo se in qualche modo riesco ad avvicinarmi. Non credo che siano comunque questi, perché a quanto pare quello lì che ho attaccato poco fa, non sembrerebbe che abbia droppato qualcosa. Ok, mi posso avvicinare. No. Ok, cerca di scappare. Ok, ti sei avvicinato, diamo un altro colpo. Ok. Devo riavvicinarmi. Perché la netherite si crafta in modo abbastanza semplice, per così dire. Perché bisogna avere dell'oro che ho. Ok. Allora, intanto vedo se riesco a chiuderti in qualche modo. Ok. Vediamo se hai droppato. No, non hai droppato nulla. Neanche lui piccolo, quindi. Ok. Come più o meno temevo, questi qui non danno nulla. Ok, l'unica cosa che ora come ora posso fare è continuare appunto l'esplorazione. Magari nel mentre comunque, come già detto, vado a prendere un po' di quarzo qua e là. Ok, qui sembrerebbe ci sono già stato. Sì, qui da dove ero partito di qua? No, non credo. Ok, quindi a quanto sembra devo, in questi casi non devo stare nelle zone classiche, ma dovrò allontanarmi un bel po'. Ok, qui sembrerebbe ci sono già stato, quindi direi di andare. Perché alla fine ancora non ho capito dove spawnano queste cose. Ok, vediamo se in qualche modo riesco a sbucare qualche parte di qua. Nella speranza che veramente riesco a spawnare da qualche parte. Direi che magari possiamo pure un po' abbassarci e piazzare una torcia, perché altrimenti già non si vede nulla. Voi vedrete ancora meno. Ok, diamo giusto che altezza siamo, altezza 23, quindi siamo belli anche in basso, quindi ok, in teoria tra un po' spero non nella lava. No, ok, quindi devo direi di andare verso l'alto e di spostarci un po' più di qua. Ok, da qualche parte siamo usciti. Ora, prima cosa fondamentale, aspettare nella speranza che mi asciugo. Ok, che smetto di prendere fuoco, e cosa che per fortuna è avvenuta. E direi di andare di qua, magari vedo qualcosa.
Ok, da qui è dove sono salito. Di qua non c'è nulla. Allora. Vediamo un po'. Ok, di qua in teoria dovrei poter salire. In qualche modo, almeno credo. Ok, a parte te, ci sta altro qui? No, quindi devo riprendere a scavare. Ah, ora che ci penso, se ricordo bene, da qualche potremmo trovare anche dell'oro, a parte dei punti dove cado tranquillamente. Ora. Ok, vediamo. Allora, volevo andare a controllare per sicurezza che non si sa mai dove vanno a spawnare queste cose. Quindi mentre mi si aprirà il browser, tanto raccolgo il quarzo. A momenti mi si dovrebbe aprire anche appunto il browser stesso. Ed è abbastanza rara come cosa. Ok, quindi giusto un blocco. Ok, quindi devo cominciare a scavare di qua, più o meno a questa altezza qui. E forse lo posso trovare. Speriamo più che altro. Ok, allora cambiamo direzione semplicemente. No. Ora allora, l'unica direzione dove posso andare, allora forse è più dietro. Ok. E quindi diciamo, allora la cosa, diciamo, più da fare, più comodo per trovarlo almeno da quanto dicono e almeno quanto ho appena letto su internet, è quello di scavare quanto più possibile, in modo più veloce appunto andare in un'unica direzione. Ora direi, nella speranza di trovare qualcosa ora, spero. Perché è presente un blocco, io ricordavo che lo dava, lo droppava un mob, ma invece non è così. Sicuro non è di qua. Devo vedere valutare un attimo una cosa. Ok, forse no, 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 no. Ora niente da fare, qui ci sta lava. E quindi in questa direzione non possiamo più andare. Almeno non per ora. Intanto approfitto per mangiare. Se si decide a mangiare, ok. E
e altra lava e quindi niente. Posso spostarti di qua. Altra lava e non mi sembra il caso di andare a prenderla, diciamo, ricevere. Direi di cambiare proprio direzione, magari tornando di così verso dietro riusciamo a ottenere qualcosa. Allora, niente da fare, direi che per il momento, per questo video, possiamo dire che è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.